Rossini TV è presente a Monbaroccio, siamo il giovedì 13 maggio 2021 e l'ultimo appuntamento del tour itinerante organizzato dalla Regione Marche. Ascoltiamo il territorio, condividiamo il programma. Considerate che questa manifestazione ci sarebbe dovuta essere circa due mesi fa, purtroppo è stata rinviata a causa delle restrizioni dovute al Covid. Ci apprestiamo a seguire i lavori, sono presenti tantissime personalità politiche della regione, abbiamo già visto arrivare molti di loro, ci approfittiamo e quindi buona visione con Rossini TV. Sindaco, è una giornata importante per Monbaroccio, a distanza di due mesi dall'appuntamento che è stato rinviato purtroppo per i motivi che conosciamo. Oggi è sotto in una giornata meravigliosa, Monbaroccio ospita questa manifestazione così importante. Sì, finalmente torniamo in presenza dopo due mesi difficili, anzi direi 18 mesi molto difficili, e il Beato Sante oggi è stato clemente con il sole, con le difficoltà climatiche degli ultimi giorni, oggi ci dà una risposta meravigliosa. Meravigliosa come il rapporto che ha avuto la regione con i piccoli comuni, finalmente tornano a essere protagonisti in un piano di sviluppo rurale che è fondamentale per i territori, in particolare per comuni che vivono di tessuto agricolo, turistico, industriale come quello di Monbaroccio. Vero è, e mi tolgo un sassolino delle scarpe, che questo percorso che oggi si vede coinvolti nel PSR è dovuto anche al valore che i monbaroccesi hanno dato a quel referendum di 5 anni fa, il quale che ha permesso oggi di essere ancora comune, pertanto di essere dentro il piano di sviluppo rurale, cosa che non sarebbe avvenuta eventualmente se avessero votato in maniera diversa. Certo, questo è un aspetto importante legato proprio alla pratica della vita quotidiana di tutti i giorni. L'iniziativa della Regione Marche si è sviluppata nella regione in diversi punti. Monbaroccio è una sede importante anche perché proprio è al centro della provincia di Pesaro-Urbino, che per le caratteristiche delle cose che ha ricordato, quindi turismo, agricoltura, accoglienza, si può dire che è uno dei massimi delle Marche. Assolutamente, viviamo in una realtà che ci vede vicine alle due più grandi città, le città più popolose, Fano e Pesaro, della provincia, ma che ci vede anche con alle spalle tutto l'entroterra che vive come Monbaroccio nell'ultimo percorso verso il mare, quindi siamo l'ultimo castello, l'ultima rocca che si affaccia verso il mare. Questo è un motivo sia di soddisfazione turistica, ma anche a fronte di quelli che sono le attività produttive, un motivo di risalto e di valorizzazione delle stesse. Ci aspettiamo qualcosa di particolare per l'estate, quindi noi speriamo che i turisti tornino, che ci sia vita in tutta la regione Marche, nella nostra provincia, sul litorale, ma non solo. C'è qualcosa di particolare che Monbaroccio farà per accogliere i turisti durante l'estate? Assolutamente sì, stiamo lavorando sul progetto dantesco con tutti gli eventi, un evento alla settimana tra luglio e agosto, in modo tale da poter dare una risposta sia alle attività economiche sia ai turisti che finalmente, spero, possano tornare a visitarci. Sindaco, grazie e buon lavoro. Grazie a voi e buon lavoro a tutti voi. Il Beato Sante ritorna alla vita, ospita un convegno importante, ma in realtà il Beato Sante è un punto d'aggregazione proprio importante per la provincia di Pesaro, perché riveste un valore altamente simbolico da un punto di vista anche religioso. Certo, sì, dice bene. Il Beato Sante accoglie questo convegno oggi ed è un punto di riferimento per la zona, per questa zona delle Marche Nord, da un punto di vista religioso e spirituale anzitutto. Infatti è passato forse uno dei momenti peggiori della nostra vita contemporanea, questo momento del Covid, che ancora in realtà non è passato, ma stiamo vivendo una fase nuova. Penso che quest'estate anche questo meraviglioso luogo sarà frequentato da tante persone, finalmente da tanti turisti. Penso proprio di sì, ce lo auguriamo. Con l'aiuto di Dio, senz'altro, il momento è stato difficoltoso, difficile per tutti, anche per noi. Ci auguriamo, e questo è un segno, il convegno di oggi, di una grande ripresa, una frequenza, direi di nuovo, di tanti tanti pellegrini, visitatori, turisti, fedeli del Beato Sante. Grazie, ci rivedremo presto. Prego, grazie a lei. Un appuntamento importante nel territorio pesarese, oggi siamo a Monbaroccio, è un appuntamento che era stato programmato per due mesi fa, ci siamo oggi dopo questi due lunghi mesi dovuti all'emergenza Covid. Sì, con il sindaco di Monbaroccio abbiamo organizzato questo evento qui nella provincia di Pesaro Urbino per concludere il tour, diciamo così, dedicato al programma di sviluppo rurale che la prossima settimana entrerà nel vivo della contrattazione europea per poter stabilire come investire le risorse dell'Europa dedicate alle imprese agricole.
Abbiamo fatto delle scelte importanti che penso nei prossimi mesi potranno andare incontro alle esigenze degli agricoltori, ma anche alle aspettative degli agricoltori. Quindi speriamo proprio che questo argomento sia sempre più centrale, cioè l'agricoltura, che entri a pieno titolo nel dibattito politico, pubblico, ma anche imprenditoriale, e soprattutto quello che io tengo tanto è riuscire a dare ai giovani che hanno voglia di impegnarsi in questo settore la dignità per farlo, ma soprattutto lo stimolo per fare investimenti, rimanere nel nostro meraviglioso territorio, portare avanti la tradizione, la biodiversità, l'agricoltura tradizionale o quella biologica, in ogni caso che concorrano a far crescere il nostro patrimonio agricolo. Certo, tutto questo poi si combina perfettamente con anche l'aspetto del turismo, dell'accoglienza della nostra regione. Noi speriamo che l'agricoltura, l'agriturismo nel vero senso della parola sia un'arma in più per l'estate marchigiana. Beh, diciamo che io penso, dalle scelte che noi abbiamo fatto, che il beneficio sarà doppio. Parlando di agricoltura, soprattutto di agricoltura sostenibile, si genera anche un beneficio indiretto, perché ci sono tante persone che nelle altre regioni cercano luoghi positivi dove fare le vacanze e certamente esperienze anche dal punto di vista enogastronomico. Il nostro brand, le marche, la biodiversità, il biologico, ma anche così questo paesaggio rimasto intatto e ben tenuto grazie ai contadini che hanno lavorato la terra per tanti secoli, lo hanno fatto diventare un paesaggio straordinario. E quindi questo è il vero patrimonio che ci arriva dal passato. A noi la responsabilità di mantenerlo, di curarlo e fare in modo che venga valorizzato, anche per creare opportunità di lavoro per chi vuole rimanere a vivere qua e a fare impresa. In pochi mesi la Regione Marche ha già organizzato questo tour itinerante con un obiettivo ben preciso, come ci ha spiegato. Assessore, sono previste altre iniziative per il rilancio che tutti ci aspettiamo molto forte nei prossimi mesi e nei prossimi anni? Beh, intanto adesso inizia la fase vera e propria, entriamo nel vivo dei bandi e usciranno le attese. Oggi è l'ultimo incontro, aspettiamo anche di sapere da qui che cosa si aspettano molti imprenditori, anche un confronto. L'obiettivo per cui facciamo questi incontri è proprio generare un confronto e capire anche le aspettative, le attese e le criticità anche del passato, per poter fare sempre meglio con queste risorse il bene dell'agricoltura marchigiana. Buon lavoro, grazie. Grazie. Assessore Stefano Aguzzi, non a caso presente oggi a Monbaroccio, all'ultimo appuntamento di questo tour organizzato dalla Regione per valorizzare l'agricoltura della nostra splendida Regione Marche. Non a caso, per molti motivi. Intanto sono di questo territorio, ho un'amicizia stretta anche col sindaco di Monbaroccio, che è un caro amico che stimo molto. Sono un agricoltore nella vita, al di là del ruolo di assessore, e tutto questo già basterebbe per essere qui presente stasera a questa bella iniziativa portata avanti dalla Regione Marche e dall'assessore all'agricoltura Mirko Carloni. Ma tuttavia voglio aggiungere ovviamente anche altro, perché il mio ruolo di assessore all'ambiente e alla tutela del territorio si sposa molto anche con l'attività dell'agricoltura, perché aiutare il mondo agricolo, aiutare l'imprenditoria agricola, aiutare le persone a rimanere presenti sul territorio in maniera attiva attraverso le attività legate appunto alla ruralità e all'agricoltura, ma anche all'accoglienza, bed and breakfast, di turismo, eccetera, vuol dire mantenere vivo il territorio. Se il territorio, anche quello collinare, anche quello di montagna, viene mantenuto vivo, vuol dire anche maggior salvaguardia proprio delle, diciamo, situazioni che potrebbero tramutarsi in situazioni di rischio, come la non manutenzione dei fossi, la non manutenzione delle strade, la non manutenzione dei boschi. Ecco, se il territorio rimane attivo attraverso l'agricoltura, vuol dire far rimanere le persone nel territorio, vuol dire tutelarlo direttamente. Quindi si sposa perfettamente anche col mio assessorato, ed è con pieno interesse che sono qui questa sera a seguire, poi porterò anche un saluto ovviamente, e a mettere, diciamo, in evidenza quanto la Regione comunque tiene a questo mondo, a questo mondo delle attività agricole ovviamente, e al nostro territorio. Ovviamente l'agricoltura si aspetta tanto dalla politica, soprattutto in questa fase che tutti ci auguriamo sia di grande rilancio. Allora, l'agricoltura si aspetta tanto dalla politica sempre, e qui poi potremmo entrare in mille filoni, da quello dell'attività, dei rapporti con l'Europa, che per quel che riguarda proprio anche il sostegno agli agricoltori attraverso i contributi sulla PAC, attraverso i potenziali investimenti, aiuto agli investimenti. Si può fare molto l'Europa, e l'Italia deve valere molto in Europa, più di quanto è stato in passato. Deve far molto il governo nazionale ovviamente, su questo io credo che tutto sommato si stiano adoperando in questi mesi, in questi periodi, anche l'attuale governo. Può fare
abbastanza anche la regione, stando appunto vicino, come sta vicino in questa fase al mondo degli agricoltori, cercando di evitare le burocrazie, cercando di snellire le pratiche, le procedure e cercando anche in qualche modo di dar sostegno all'imprenditoria diffusa che in qualche modo sta crescendo. C'è un'attenzione verso l'agricoltura, anche come assessorato stesso mio cerco di incentivare i giovani a diventare imprenditori, a mettersi in proprio, non esattamente per quelle che sono le mie competenze nel mondo dell'agricoltura, ma nel mondo diffuso dell'imprenditoria, diciamo così, dell'artigianato. Ecco, cerchiamo di dare una mano ai giovani ad entrare nel mondo del lavoro. Questo va fatto assolutamente anche in agricoltura, perché è un settore che può dare molto anche come, diciamo, lavoro, operatività e reddito ai giovani, ma ancor di più vale, come dicevo prima, per la difesa e tutela del territorio e della nostra regione. Grazie assessore, i giovani sono molto attratti dall'agricoltura, speriamo davvero che questa sia la concretizzazione di un percorso. Ci auguriamo di sì, ma sono molto convinto che sia così, vivendolo anche direttamente, non perché io sia giovane, ma perché vedo in giro. Grazie di nuovo, grazie davvero. Nicola Baiocchi è consigliere regionale nel Consiglio regionale delle Marche. Oggi abbiamo qui a Monbaroccio il presidente della regione Francesco Acquaroli, un grande risultato averlo portato ancora una volta nella nostra provincia. Assolutamente sì, è sempre un piacere essere nella mia provincia dove sono stato eletto, è veramente una cosa bellissima, in uno scenario bellissimo a Monbaroccio, un posto veramente incantevole, quindi siamo qui per ascoltare il presidente Acquaroli. Complimenti come sempre anche all'organizzazione dell'assessore Mirko Carloni per un evento molto importante cui partecipiamo veramente con tanto entusiasmo, tanta voglia di collaborare. Certo, perché poi il rilancio del territorio è la base del rilancio proprio economico della nostra regione, ma non solo. Quindi è un appuntamento molto importante che chiude un ciclo di incontri e sicuramente aprirà una fase attuativa di tutti i progetti che sono stati messi in campo. Esattamente sì, una serie di incontri molto interessanti, ad alcuni sono stato presente. E dobbiamo assolutamente valorizzare i nostri territori, capiamo e conosciamo le grandissime potenzialità. Adesso è ora di mettere in atto questi progetti e mettere a terra tutte le iniziative molto molto utili messe insieme dall'assessorato e dall'attività di questa giunta regionale. Perfetto, grazie e buon lavoro. Grazie a voi. Fabrizio Furlani, quindi è un incarico nuovo dopo tanti anni di presidenza anche come ordine degli agronomi, un incarico nuovo a livello regionale. Di cosa si tratta esattamente? L'ATC è un organismo molto importante perché gestisce la fauna selvatica nel territorio di sua competenza, che in questo caso comprende buona parte del territorio della provincia di Pesaro Urbino, anzi direi una metà del territorio della provincia di Pesaro Urbino, e tra le sue, come dire, finalità principali sicuramente quella della gestione della fauna selvatica e la sua interazione col mondo agricolo costituisce l'elemento cardine attorno al quale si sviluppano le sue prerogative, e quindi è su questo tema che l'ATC svolgerà e svolge la sua funzione. Non a caso infatti oggi siamo a Monbaroccio in occasione dell'ultimo appuntamento di questo tour itinerante per valorizzare l'agricoltura delle Marche. Esattamente, perché c'è ovviamente una sinergia tra il mondo venatorio e il mondo agricolo e sul quale come ATC vogliamo puntare, perché ovviamente la gestione della fauna selvatica parte da una collaborazione, da un coordinamento con il mondo agricolo. Grazie, buon lavoro. Grazie. Col dottor Bisogni, che è il dirigente responsabile del servizio agroalimentare della Regione Marche, siamo a tirare un bilancio di questa iniziativa e di questo tour che la Regione ha fatto in diverse località delle Marche per focalizzarsi proprio sull'agricoltura e su tutto quello che ne deriva. Sì, questo è il quinto incontro, quindi l'ultimo, abbiamo fatto un incontro per ogni provincia, purtroppo abbiamo dovuto sospendere per l'aggravarsi della situazione Covid, ma poi appena si è migliorato con la pandemia abbiamo iniziato a riprendere questi incontri e siamo arrivati proprio nel momento giusto, perché a fine mese dovremo mandare a Bruxelles il nuovo PSR modificato e in queste fasi abbiamo raccolto indicazioni, suggerimenti per cercare di migliorare quello che è appunto lo strumento più importante che abbiamo per il sostegno all'agricoltura, con notevoli fondi che ci arrivano dall'Unione Europea.
In questo periodo avremo per 2 anni circa dai 170 ai 200 milioni di euro, si stanno per definire adesso le somme precise, quindi quasi 100 milioni all'anno, e poi si proseguirà nel 2023 fino al 2027, quindi è uno strumento di supporto continuativo all'agricoltura fondamentale. Le linee di intervento sono quelle di sostegno all'agricoltura che genera meno impatto con l'ambiente, da un lato. Dall'altro lato, sostegno alle imprese agricole per migliorare la competitività, perché è chiaro che le aziende, per poter sopravvivere, devono fare reddito, quindi dobbiamo aiutarle sia nella fase di produzione con investimenti aziendali, sia nella fase di commercializzazione favorendo gli accordi di filiera. Quindi gli agricoltori si mettono d'accordo tra loro, sottoscrivono contratti con l'industria di trasformazione e quindi stabiliscono prezzi equi che gli garantisce un reddito minimo, insomma, per poter appunto dare economicità all'impresa. Quindi i due filoni principali sono appunto competitività e sostegno dell'agricoltura a basso impatto, e specialmente il biologico, dove siamo tra i primi attori proprio in Italia come agricoltura. Abbiamo oltre il 22% di superficie biologico con 110.000 ettari, quindi siamo un esempio anche per le altre regioni. Non poteva essere diversamente, visto che proprio nelle Marche è nata l'agricoltura biologica negli anni 70. Oggi abbiamo sentito anche qualcuno che ci ha spiegato appunto come i pionieri dell'agricoltura biologica in Italia fossero proprio qua nelle Marche. Sì, ha citato proprio questo aspetto. Abbiamo visto un incontro molto partecipato, questo come tutti gli altri, con tante proposte, tante idee che probabilmente adesso la regione tenterà di fare proprie per poi sfruttare al meglio questi importanti monumenti che arriveranno dall'Unione Europea. Sì, diciamo che uno degli aspetti fondamentali che abbiamo cercato di cogliere questi incontri, oltre ovviamente alla discussione di dove mettere le risorse, come fare i bandi, eccetera, è proprio la semplificazione dell'accesso agli aiuti pubblici. Quindi ci è venuta proprio da tutti questa richiesta di ridurre la burocrazia delle domande, e questo ovviamente è fondamentale anche per noi, che riusciremo meglio a dare risposte e lavorando anche in maniera più efficiente. Grazie, complimenti, buon lavoro. Grazie, arrivederci. Si è appena concluso il quinto appuntamento organizzato dalla Regione Marche nel ciclo di incontri Ascoltiamo il territorio e condividiamo il programma. Siamo a Monbaroccio, dove sono convenuti tantissime personalità della regione, primo fra tutte l'assessore Mirko Carloni, promotore dell'iniziativa. Non è potuto essere qui Francesco Acquaroli, il presidente della Regione Marche, a causa della sua praticamente contemporanea presenza ad Ascoli per il Giro d'Italia. Tantissimi gli interventi anche dei convenuti, tantissima partecipazione, tantissime idee, i fondi da devolvere nei prossimi anni nell'agricoltura, che è uno dei settori economici più importanti della nostra regione, ci sono. Vediamo adesso di veramente utilizzarli al meglio. Ringraziamo Alessio Nuccio per il suo supporto tecnico. Rossini TV augura buona serata a tutti.